parlato molto di manutenzione rigenerativa, quanto è importante e qual è la difficoltà? Beh, diciamo è fondamentale, tenuto conto che una buona parte delle nostre infrastrutture complesse, perché abbiamo visto il numero di ponti, viadotti e gallerie a più di 60 anni, è fondamentale perché bisogna ridare ulteriori 50 anni di vita utile al nostro patrimonio infrastrutturale, molto complessa, dovremmo anche individuare tecniche costruttive mai applicate perché abbiamo volumi di traffico estremamente importanti e quindi dobbiamo compenetrare l'esigenza di ammodernare un'infrastruttura mantenendo i volumi di traffico e quindi la ricchezza di quei territori che attraversiamo. Sì, la disomogeneità, noi normalmente quando parliamo di sistema autostradale immaginiamo che sia un sistema unico, in realtà alcuni assi che attraversano, specialmente gli assi appenninici, sono tra i più complessi. Ricordo che l'Appennino da un punto di vista geomorfologico è una delle realtà ingegneristiche più complesse e quindi necessita di grandi difficoltà. Portavo l'esempio della Liguria, in Liguria su 400 chilometri abbiamo 500 viadotti e più di 300 gallerie, quindi 800 opere, un'opera ogni chilometro che viene percorso. Abbiamo sentito anche parlare del problema della manutenzione del PNRR che sembra tralasciare questo aspetto della manutenzione stradale, quanto ai fondi. Ormai la scelta del PNRR credo che sia scelta già fatta, quindi di fatto le risorse che devono essere trovate si trovano sui sistemi concessori, quindi sul sistema di pedaggio. Bisognerà trovare meccanismi per andare a ripartire questi investimenti nel periodo della loro vita utile e non limitarli solo al periodo concessorio. Discussioni che sono attualmente in corso e che ci consentiranno anche di fare questi investimenti senza impattare direttamente su quelli che sono gli utenti che passeranno in questi anni su questi sistemi.